Allora, sono qui con l'assessore Maurizio Dones, che gentilmente mi ha dato la disponibilità a rispondere rispetto a quella domanda che aveva preoccupato alcuni cittadini di Locate sulla sorte di quel monumento funerario in questo momento presente all'interno del cimitero, però non più nella funzione di monumento sulle tombe del... E quindi chiedo a lui direttamente la situazione che riguarda questa statua, che è del famoso scultore, perlomeno famoso scultore, abbiamo saputo, Barzaghi. Francesco Barzaghi, e chiedo a lui adesso sulla... Beh, grazie di questa domanda e grazie alla vostra segnalazione. Io sono intervenuto subito, ho mobilitato l'ufficio per chiedere lumi su questa statua, di chi fosse, se gli eredi avessero intenzione di donarla o di riprendersela, sì. No? Perché dopo i 30-35 anni la tomba tornano in terra, e c'era qui questo Cristo che abbiamo visto insieme, molto bello devo dire. È stato subito fatto un intervento telefonico alla mia presenza presso la famiglia. Gli eredi del defunto, hanno di una nota famiglia vecchia locatese, hanno palesato la volontà di riprendersela, mi pare che verranno domani o dopo, nei termini previsti dalla legge. Logicamente a noi spiace che un capolavoro, cioè un bel lavoro diciamo, non è certo il David di Donatello, però è un ottimo manufatto, prenda la strada che però è una proprietà privata, noi non possiamo forzare minimamente. Logicamente io ho tentato in modo giusto di dire: ma avete intenzione di lasciarcela, ve la curiamo, resta qui. Ecco, questi sono i fatti come perfetto, sono andati. Io ringrazio l'assessore. Grazie per darmi l'opportunità di questo chiarimento. Domani. Grazie.